Gli sbarchi dei migranti sono diminuiti in Italia del 30% nel 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016. Negli ultimi 2 mesi però si registra un picco in alto, nonostante il freddo. Le partenze sono da Tunisia e Algeria, meno dalla Libia, dove però resta l'orrore dei centri di detenzione. Di tutto questo abbiamo parlato con il vice ministro agli affari esteri, che ha annunciato un bando da 2 milioni di euro per mandare le ONG italiane entro fine mese a lavorare nei centri di detenzione libici. Ma sappiamo che questi centri sono in una situazione molto grave, la gente soffre, probabilmente anche muore. Io li ho definiti un inferno, vogliamo superarli. Nella tana del nemico, un nemico che forse andrebbe, come dire, eliminato, prima. In che modo? Vogliamo fare un intervento militare in Libia per far esplodere la situazione? Io penso che invece la presenza dell'ONG, naturalmente a condizioni di sicurezza il più certe possibili, sia invece la possibilità di mettere dei testimoni laddove possono avvenire questi fatti e farli diminuire. Stiamo cercando di mediare perché l'HCR possa entrare in Libia, in attesa intanto mandiamo le nostre ONG. Gli sbarchi stanno aumentando. Che cosa succede? Sono numeri piccolissimi, l'aumento che c'è stato dalla Tunisia, certamente il fenomeno migratorio è un fenomeno di portata strutturale e quindi come l'acqua cerca altre strade per riuscire ad arrivare verso l'Europa. Soltanto la destra può pensare a soluzioni facili o i populisti, la soluzione sarà lunga, sarà negli anni, è molto importante che si mescoli aiuto pubblico allo sviluppo e intervento del settore privato per cercare di creare lavoro, impresa, spirito di impresa, cultura di impresa.